Siamo con la dottoressa Anna Coliva, direttrice della Galleria Borghese, che ha appena pubblicato un volume Caravaggio a Roma. Dottoressa, Caravaggio è fra gli autori più famosi e più conosciuti dal grande pubblico. Forse però non è del tutto compresa qual è la grande novità del Caravaggio in relazione al periodo in cui si inserisce. Ma la novità di Caravaggio è una novità sconvolgente sul palcoscenico della pittura romana dei primissimi anni del Seicento, anzi diciamo alla fine del Cinquecento. Bisogna ricordare che gli ultimissimi anni del Cinquecento e gli inizi del Seicento erano ancora dominati da quella che si chiama il manierismo pittorico, cioè grandi metri quadri di affresco eseguiti dagli ultimi epigoni delle scuole, delle ultime epigoni di Michelangelo e di Raffaello, che appunto a Roma per tutta la seconda metà fino alla fine del Cinquecento erano i maestri ed era lo stile che dominava Roma. Quindi l'arrivo di Caravaggio a Roma così improvviso e le prime sue esposizioni, per esposizioni si intende le prime opere che furono pubblicizzate, che gli artisti dell'epoca, il pubblico dell'epoca riuscì a vedere, furono una novità assolutamente sconvolgente. Sono quelle rivoluzioni che succedono pochissime volte, ogni tanti secoli. Sicuramente quella di Caravaggio lo fu. E che cosa fu? Fu molto complessamente il ritorno a un approccio alla realtà della visione e quindi un approccio alla realtà della restituzione visiva di quello che si vedeva, talmente forte, talmente immediato e talmente sentimentalmente pieno di approccio così diretto, che non fu soltanto la rappresentazione del reale, cioè, quindi non fu soltanto un realismo come si può, come è stato tante volte ripercorso, come in tante epoche della pittura ritorna questa necessità di realismo dopo un periodo molto accademico, molto, come si può dire, manierista, ma fu l'affermazione di qualche cosa al di là della realtà, più alto della realtà, e che era la verità. Quindi la verità della visione in tutte le sue componenti, che non sono soltanto formali ma sono anche contenutistiche. Quindi la violenza e la rivoluzione straordinaria delle opere di Caravaggio fu data proprio in questo trasformare l'immediatezza del dato visivo, che potevano per esempio fare anche i fiamminghi, come hanno fatto e come faranno, ma trasformare questo dato di realtà del visibile in verità che riunisce in sé il simbolo, l'allegoria, la storia, il racconto, e quindi questa affermazione sconvolgente di quello che è così com'è e come si vede senza la mediazione di tutto quello che è stato la mediazione della pittura, e che lo sarà anche perché naturalmente tutto questo è ciclico, e cioè il racconto, il mito, l'allegoria, tutto questo sparisce in Caravaggio, soprattutto sparisce la narrazione. Le opere sono loro nella loro immanenza, le figure, pittura di figura. Caravaggio non ha mai fatto un paesaggio, sarebbe quasi inconcepibile pensarlo, non ha mai fatto ritratti, pochissimi quelli necessari, ma non era l'individualità, era l'assoluto della visione, e quindi tutti i personaggi nel loro realismo violento, quasi insostenibile per l'epoca ma anche delle volte adesso, sono in realtà sintesi anche di una teoria, di un simbolismo talmente profondo che non poteva che scardinare veramente il reale, la dimensione del reale. E Caravaggio tutto questo lo fa a Roma. Perché Caravaggio a Roma, o Caravaggio e Roma, potrebbero essere questi due binomi? Perché Roma fu il palcoscenico essenziale, cioè fu il luogo dove l'unico luogo dove chiamiamolo così per convenzione, il genio di Caravaggio si poteva manifestare. Perché? Perché a Roma erano concentrate tutte le energie culturali, imprenditoriali, pittoriche, di scoperta, e soltanto in un momento così, dico, capogliamo che all'epoca di Caravaggio c'erano dei pittori sublimi, altissimi, di grandezza inarrivabile, basta pensare a Annibale Carracci, a Vedoreni, a Domenichino, a tutti
tutti poi gli epigoni del manierismo, perché c'era il Cavaliere di Tarpino, sono maestro, e affermarsi in quel contesto voleva dire affermarsi veramente al mondo come Caravaggio fece. E la grande tragedia di Caravaggio fu, al di là di quella esistenziale, che naturalmente è forte ma è sempre da commisurare con l'epoca, era un'epoca violenta, era un'epoca in cui ammazzarsi nei duelli o nelle riste per strada era, diciamo, non normale ma senz'altro piuttosto banale, piuttosto frequente. Quindi un disagio esistenziale relativo, molto enfatizzato dalla mitologia ottocentesca che aveva bisogno di creare il pittore maledetto. Il vero dramma di Caravaggio fu che a Roma, dopo che fu condannato alla pena capitale appunto per una rissa, lui non poté più tornare. E il non tornare a Roma per Caravaggio costituì il non portare a termine la sua scommessa assoluta e suprema, che lui sapeva che stava ingaggiando con la realtà pittorica e culturale romana. E questo luogo è particolarmente suggestivo per questo, perché fu in qualche maniera per causa del nostro cardinale Scipione Borghese che Caravaggio non riuscì più ad arrivare a Roma. Perché? Perché Scipione Borghese aveva in mano, come gran penitenziere, quindi come ministro della giustizia, la facoltà di concedere la grazia o di ottenerla dal Papa. E Scipione gliela concesse molto tardi, dopo che Caravaggio ha girato per tutta il Mediterraneo, è andato a Napoli, è andato in Sicilia, è andato a Malta. Gliela concede molto tardi perché? Perché la sua concessione di grazia era legata alla produzione di Caravaggio. Scipione voleva per sé i quadri, i quadri di Caravaggio erano rari, lui era un pittore che dipingeva molto lentamente, che dipingeva anche poco, non assiduamente, quindi avere i suoi quadri era molto importante per il grande committente del Seicento romano che era Scipione Borghese. Solo quando ebbe la certezza che insieme a Caravaggio a Roma sarebbero arrivati anche quadri per lui, lui fece firmare la grazia, soltanto che era molto tardi, successero una serie di intresciosi incidenti, alcuni ancora non tanto spiegabili. Fatto sta che Caravaggio si trovò nell'ansia di arrivare a Roma sul litorale romano privato dei suoi quadri, perché la barca su cui era inspiegabilmente tornò a Napoli. Lui cercò di rincorrere i quadri, perché sapeva che senza i quadri non poteva entrare nello Stato Pontificio, perché Scipione Borghese non gli avrebbe confermato la grazia, e in questa corsa folle alla ricerca, all'inseguimento della feluca con i quadri, morì per un'isolazione e per malaria sicuramente, perché furono 100 km e più lungo il litorale nel mese di luglio, e lui morì sul litorale romano senza riuscire mai a ritornare a Roma, e questo fu veramente la grande tragedia di Caravaggio. A Roma c'erano tutti gli epigoni, c'erano quelli, più che gli epigoni a quell'epoca si trattava proprio di artisti profondamente e irrevocabilmente segnati dal passaggio di Caravaggio, che poi diventò un segno irrevocabile per Napoli e per tutta la pittura italiana e europea. Dottoressa, grazie.